cantante dei Genesis, famoso gruppo inglese che ottenne notevole successo tra la fine degli anni 70 e i primi degli 80, diventa da musicista a filantropo. Peter Gabriel mette di suo il suo nome e popolarità per dare una voce a coloro che voce non hanno. Già nel 92 fondò Witness, che come scopo primario aveva quello di aprire gli occhi della gente sui fatti del mondo, raccontati dalle stesse persone, quindi reali. La nuova filantropia di Peter Gabriel si chiama The Hub, un sito nel quale si raccolgono le testimonianze di abusi e violenze da tutto il mondo. Una nobile missione quella di Gabriel, dalla quale è nato insieme ad altre associazioni uno slogan che dice «See it, film it, change it». Vedilo, filmalo, cambialo. Quindi la tecnologia al servizio del diritto e dei diritti di tutti. Utilizzare il video di internet per la denuncia di abusi e di tutte le storture dei sistemi repressivi e violenti, con il solo obiettivo di renderli visibili e quindi indebolirne eventuali escalation e conseguenze. Attualmente nel sito si contano video di denuncia relative ai fatti di Birmania, Palestina, Cina e Argentina. Un sito che offre una possibilità a tutti. Per questo credo che meriti una possibilità in più di essere linkato, presentato e diffuso in tutti i modi possibili. L'informazione è un diritto di tutti. The Hub può contribuire a tutelarli tutti.